Gli elettrodomestici in barca funzionano davvero? Nautica in pillole. La risposta mi viene quasi automatica: e perché non dovrebbero funzionare? Ecco, quindi se non sono rotti ovviamente funzionano. Ma come funzionano? Dipende dall'impianto elettrico che hai a bordo della tua barca. Se hai a bordo un impianto elettrico di sole 12 volt, anche se aumenti il numero di batterie o magari hai 24 volt, ma comunque funziona solo con quel tipo di voltaggio, gli elettrodomestici tendenzialmente sono limitati. Potrai far funzionare qualche aspiratore, il frigorifero. Perché? Perché sono prodotti che viaggiano, funzionano a quel voltaggio. Mentre invece per gli elettrodomestici tipo quelli di casa, quindi il forno, il microonde, il phon per asciugarsi i capelli, ovviamente non è il mio caso, quelli hanno bisogno di un voltaggio di 220 volt di corrente alternata. Per far sì che funzioni quel tipo di corrente a bordo bisogna avere o un generatore o essere allacciati alla banchina, quindi con il cavo direttamente verso il porto. In questo caso qualsiasi tipo di accessorio di elettrodomestico funziona identico al pari di quelli di casa. Attenzione all'insieme delle cose accese in questo momento. Come nella casa, che abbiamo un salvavita da 3, 6, 5 kW a seconda del tipo di, o 11 kW a seconda di quel tipo di impianto che hai nel tuo appartamento, in casa tua, anche in barca funziona allo stesso modo. Se voglio far funzionare il phon, il forno, automaticamente anche il forno microonde e altri accessori che consumano corrente 220, il voltaggio non sarà sufficiente se è inferiore a quello richiesto, quindi salterà il salvavita al pari di un impianto di casa. Quindi in soldoni funziona tutto come se fossimo in una casa, abbiamo la corrente come se fosse in una casa. A seconda del tipo di impianto che hai e degli accessori installati avrai le varie funzioni che questi elettrodomestici ti permettono di fare. Cosa cambierà allora rispetto a una casa? Normalmente le dimensioni. A seconda della barca, delle dimensioni di barca, di yacht che hai a disposizione, avrai a disposizione degli accessori un po' più compatti e piccoli. Ad esempio il frigorifero, come quello di casa, due ante, è difficile trovarlo su una barca da 10, magari su una barca da 20 metri lo trovi simile, se non ancora più grande. Gli altri accessori che funzionano a 12 volt, quindi con l'impianto base della barca, con le batterie, funzionano esattamente allo stesso modo per la potenza che sono stati, con cui sono stati progettati e creati. Certo che devi considerare comunque di avere un'autonomia limitata, perché la tua batteria qualcuno dovrà pure ricaricarla. Potrebbe essere il tuo motore, come potrebbe essere un allaccio a banchina che quando poi rientro in porto vado a ricaricare le batterie. Puoi mettere veramente quello che vuoi in barca, qualsiasi tipo di accessorio o elettrodomestico, perché se andiamo su di dimensioni, più spazio hai a disposizione, più l'impianto sarà adeguato al tipo di utilizzo, dal, che ne so, dal produttore di ghiaccio, piuttosto che una lavastoviglie, una lavatrice, una lavasciuga, tutte le cose che fondamentalmente hai anche all'interno di casa tua. Non dimenticare mai che comunque la barca deve anche navigare, quindi non sovraccaricarla di accessori, di elettrodomestici che effettivamente magari non ti servono. Ricordati di iscriverti sul nostro canale Barche Bellandi per avere tutte le pillole di informazione, anche goliardiche piuttosto che di gossip, ma soprattutto informazioni tecniche e commerciali che ti possono servire, piuttosto che le nostre prove in mare. Buon vento e occhio sempre al meteo!